Buonasera e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi ho l'occasione di farvi un video su un pianoforte Kawai. Si tratta del CN29, che è un prodotto uscito fuori produzione, comunque è relativamente recente. Si tratta di un prodotto che oggettivamente mi è piaciuto. Era da un po' che non avevo l'occasione di provare un Kawai e devo dirvi che ho trovato delle caratteristiche sicuramente molto molto interessanti. Andiamo a vedere questo CN29. Il design è sicuramente molto bellino, con la solita serrandina di chiusura. Abbiamo 192 note di polifonia, i tasti similegno e similavorio, tasti bianchi e tasti neri. Abbiamo la vibrazione di simpatia delle corde, che non si sente tantissimo ma è presente, ho fatto varie prove quindi devo dire che funziona. Abbiamo una meccanica di una buona consistenza, addirittura ho letto nelle caratteristiche che ha un triplo sensore, quindi per ribattuto, quindi capace di ribattere molto velocemente. Insomma, tutte caratteristiche sicuramente importanti. La macchina è dotata di 19 suoni e molto interessante il Bluetooth, che può essere Bluetooth MIDI o Bluetooth per la comunicazione tra apparecchiature. E direi iniziamo un po' a sentire i suoni. Vediamo che comunque hai tre pedali, immobile, stabile. Sicuramente un buon sostenuto, un bel suono e una buona dinamica. La tastiera è veramente piacevole sotto le dita. Andiamo a sentire un po' i vari suoni che ci sono, quindi altro pianoforte, verticale. Pianoforte studio. Studio 2, che è sicuramente più metallico. Questo pianoforte melodico. Bei pianoforti melodici che abbia mai sentito, melodico 2, sì, a volte i piani melodici hanno un suono quasi finto, invece devo dire che in questo caso è un suono comunque molto moderno. Piano modern. Abbiamo tanti suoni, jazz organo, organo da chiesa. Come sentite abbiamo un'amplificazione molto potente, che sono 40 watt, quindi sicuramente è un'amplificazione molto molto generosa. Clavicembalo. Qui abbiamo un po' troppo reverbero, però è sempre una questione di gusti. Abbiamo comunque la possibilità di andare nelle impostazioni e regolare diverse ambienti di lavoro, quindi sale più o meno alonate. String ensemble, string lenti. Devo dire che i violini sono molto belli. Abbiamo anche la possibilità di mettere i suoni insieme con la funzione dual e anche la possibilità di suonare a quattro mani dividendo in due la tastiera. Insomma, direi che è un pianoforte
che per non essere comunque più in produzione ha delle caratteristiche sicuramente innovative, appunto come ripeto il Bluetooth e Bluetooth MIDI senza bisogno di cavi. Che dirvi? Io penso che questo è un ottimo usato che è centrato da pochissimi giorni e ho ritenuto giusto farne una recensione anche perché da molto che non recensivo nessun Kawai, quindi proprio mi ha colpito tanto da convincermi a fare questa recensione, perché oggettivamente è un pianoforte che sta in piedi. Sicuramente non è il mio strumento preferito su questa fascia di prezzo del nuovo, che sono strumenti che vanno intorno ai 1300-1500 euro, però è sicuramente un prodotto interessante da prendere in considerazione, che vale la pena sicuramente provare, anche perché non tutti noi abbiamo gli stessi gusti, quindi possiamo avere anche gusti differenti. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a comprendere questo bellissimo pianoforte, che è anche molto bello rifinito esteticamente. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, nel link troverete la descrizione per poter comprare direttamente dal nostro sito questo strumento. Essendo uno strumento già montato, non abbiamo un imballo, quindi non lo spediremo, ma lo consegneremo solo per chi verrà in negozio a ritirarlo. E niente, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto qua da Borsari Strumenti Musicali e Rotondatori a Bologna per venire a provare questo bellissimo pianoforte. Grazie e a presto. Ciao!